Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati a un altro episodio di Massive Chalice. Entriamo dentro il calice, abbiamo una missione con quella che potrebbe essere la nostra futura modella. Due persone che sembrano fatte una per l'altra, che sono Lyra e Rizlo per il futuro. E abbiamo altre due reclute che non sono niente male. Uno è Villeneuve, che l'abbiamo Valia Villeneuve, che l'abbiamo trovato un po' di tempo fa. E l'altra è Leila Oathsworn, che appunto non è niente male come unità, secondo me. Il nostro Rizlo continua ad essere il capo, quindi vediamo di portarlo avanti e di farlo colpire immediatamente. Vedete che tra l'altro ha 24 di energia adesso, quindi sempre di più. Qua abbiamo Valia, che muoviamo qui. Continuiamo a vedere sempre più gente, però è bello che li vediamo tutti subito, quindi va bene. Leila la muoviamo qua. Tu vieni in prima fila, davanti a quello che potrà essere tuo futuro marito, probabilmente. Fine turno e vediamo poi cosa succede. Si muovono ma non attaccano, quindi va benissimo. Lo attacchi qua. Fuori uno. Tu ce la fai a colpirmi questo se ti sposti qua? Sì. Ah, l'ha mancato. Perfetto. Barbara la spostiamo qua davanti. E tu vieni qua dietro a seguire. Non riesce ad attaccarmi da questa distanza. Sto prendendo le misure, come potete vedere. È arrivato il momento di far fare esperienza a Barbara ancora. Devo cercare di portarla avanti per poi poterle dare la possibilità di trasferire le cose più agli altri. Andiamoci di qua. Andiamoci qua. Ok, abbiamo altri due. Tu vieni qua. Ah, ne vediamo un altro. Maledizione. Qua dovrei usare l'abilità di carica se riesco. Ok, qua ce ne sono quattro dei nemici. Questo sta attaccando. Ok, 5 danni, però furia 10%. Bene. Allora, adesso dovrei cercare di stordirne almeno uno. Quindi mettiamoci qua. Facciamo carica su questo. Così lo mettiamo. No, a corazza difensiva non l'abbiamo stordito. Ok. Di danni, non abbastanza. Curiamola dopo? No, non curiamola dopo. Tu puoi fare carica? No. Sì, puoi fare carica. Però c'è il mio personaggio in mezzo. Però se mi metto qua posso fare carica e colpirlo. Ah, l'ho mancato. Ok, deve essere proprio nella casella giusta. Ho fatto un erroraccio. A quanto pare non ho fatto nulla. Tocca di nuovo a me. Ah no, non ho finito. Qua posso fare un danno.
Qua possiamo avvicinarci e vedere che cosa riusciamo a fare. Aiuto. Ok, un danno solo per fortuna. Sei danni, però non mi ha ucciso. Adesso abbiamo un sacco di gente che arriva. Altri 3 danni. Ci vorrebbero un po' di danni ad aria adesso. Ahia. Uff, mancato. Sta per morire questa unità qua. Che tra l'altro è Barbara. Quindi, che carica, non posso farla. Qua devo tipo fare lancio gratis. Qui. No, intanto. Allora, intanto tu devi colpire questo. E uno è andato. Due. Leila deve colpire qua. Ok, poi tu devi cercare di colpire là in mezzo e tu devi andare indietro in ritirata. E tu vieni qui in fondo. Tu curi lei. E tu potresti colpire questo. Fargli 20 danni, non quello che mi serviva. Mi serviva ancora un po' più di danni. Adesso lei praticamente è morta però. Due. Ce la facciamo a lanciare una fiala. Senza beccare lei? No. Possiamo andare a curarla. Non così lontano. No. Quindi probabilmente perderemo unità. 2 danni. Fatto danno anche a lui. 10. Vediamo se resiste. Meno 1. Più 30 di furia adesso. E meno 1. È ancora viva. Più 40 di furia. Ok, se adesso andiamo a vedere un attimo le caratteristiche di Lira. Furia più 40. Forza aumentata temporaneamente. In questo momento ha 24 in forza. Fa 10 danni. No, 29-33 danni sto vedendo. 27-31. Ok. Allora, cominciamo. Tu spara a questo. E fuori uno. Tu ce la fai a fare andare indietro e poi fargli la carica? Allora, tu dovresti attaccarmi tipo questo. Ok. Tu dovresti tipo venire. No, tu attaccami questo. E tu potresti attaccare questo. Perfetto. Ok, abbiamo eliminato un po' di roba e ce n'è ancora uno qua sopra, sicuro. Quindi possiamo muoverci qua. Era cosa intenzione, questo sta scappando. Tu devi curarti. Perfetto, tu vai qua sopra. Sono 3, ok. Musichetta sotto è sempre più bella. E tu vieni qua. Arrivano. Iniziamo col cacciatore. Poi uno.
Dobbiamo fare un po' di esperienza a lei. Proviamo ad attaccare qua. E tu puoi startene pure fermo. Ok. Eccoli che arrivano altri. Vediamo cosa possiamo fare contro di loro. Ah, ci becchiamo un danno. Colpo di striscio. E tu puoi controattaccare. Bravissima. Diamo l'esperienza. 1200 per arrivare al prossimo. E ci vuole un bel po' di uccisioni. Voglio un bel po' di uccisioni, in effetti. Tu ce la fai a colpirlo da... da qua, da questa casella qua ce la fai. Quindi mettiti qua. Quelli che arrivano. Ah ah ah, mancato. Barbara, ce la fai ad attaccare questo? Sì. Ha solo due colpi di striscio. Intanto abbiamo qua un altro. Ok, vediamo. Allora qua possiamo attaccare questo in qualche maniera? Sì, facendo il giro di qua, quindi vai. Ok. Meno uno che eliminiamo e va benissimo. Ce la fai a fare carica contro questo, direi che ci sta. Confermiamolo. Bam! Alla faccia del volo. L'ho respinto dietro e l'ho ucciso anche, perché ho fatto 6 danni più altri 6. Bella 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 come abilità. Controllo un attimo, intanto lui ha mancato. Se vedo un attimo l'abilità, perché è spiegata ma non è spiegata proprio benissimo. Scatta correndo in linea per coprire una distanza maggiore o per travolgere un altro personaggio. Più la carica è lunga, maggiori saranno i danni inflitti e la distanza dovuta al respingimento. Ok, quindi più gli corre incontro, nel momento in cui lo becco lo spingo e probabilmente i danni aggiuntivi li ha fatti quando ha colpito qualche altro oggetto in fondo. Qua ce la facciamo a fargli un po' di danni. 24 danni, perché abbiamo ancora il bonus. No, non abbiamo più il bonus. È tuo così. Quindi qua sarebbe più utile fare la carica contro di lui. Però non abbiamo la possibilità di farlo. Però abbiamo la possibilità di farlo di qua. Quindi se io metto la carica quanto dura, sono un sacco di caselle, quindi posso mettermi qua. Quindi togliamo la carica, muoviamoci qua e carichiamo. 3-4 danni mi dice. Però l'ho respinto di tanto, come potete vedere. Lui si metterà pure la corazza, ma è lontanissimo adesso da tutti. Quindi io posso andare qua così. Posso riposizionarmi praticamente con la carica. E tra l'altro adesso cosa interessante è che io ho la ripetizione. Posso fare ripetizione qua quando gli sono a portata. Sono a portata quando sono qua, quindi posso mettermi qua. Adesso facciamo ripetizione su di lui. Ah, secondo colpo l'ho mancato. Posso fare un danno.
Posso tirargli giù gli ultimi due eventualmente, ma proviamo. Poi se manco però è un problema. Muoviamoci qua. Vediamo cosa ho intenzione di fare. Ah, non devo tenerli vicini perché mi becca anche se sono messo così, ho capito. Quanto hai per arrivare al prossimo livello? 5500, wow. Barbara, a te l'onore. Abbiamo finito? Abbiamo finito! E abbiamo, come vedete, livellato corpo. Sarebbe bello se si arrendesse, eh sì. Intanto abbiamo Barbara a livello 3, Valia a livello 3, Rislo a livello 5, Lyra a livello 4 e Layla a livello 3. Quindi molto bene. E vediamo di tornarcene un po' indietro. Qua come vedete abbiamo un po' di roba, abbiamo un orfano salvato ovviamente. Scegli un casato che adotterà o addestrerà il nuovo eroe. Andiamo su questo. Il nuovo bambino è Wodan Sparrow, che appunto non aveva il nome, adesso ce l'ha. E come vedete, tra l'altro, il signor Brion e la signora Ingrid cominciano ad essere un po' vecchiotti. Magari fai sedere anche tua moglie ogni tanto. Qua abbiamo appunto Rislo, Marc-André e Akhtar. Due sono. Uno è il reggente, uno è dell'avanguardia. E ovviamente Marc-André è quello che ci ha lasciato le penne. Qui intanto Karl sta aumentando il suo livello. Ah, ok, Catherine è già a livello 2, sta andando ancora più su. Catherine Sparrow sarà la prossima persona. E vediamo di continuare ancora un pochino fino al prossimo combattimento. Nothing stings more than the loss of a partner, domestic or otherwise. Vedi a non farla sedere? Abbiamo Ingrid che ci ha lasciato. E quindi adesso non abbiamo più una reggente donna. Sposa Bra per continuare la stirpe. Possiamo decidere se farlo risposare a 60 e rotti anni. Puoi sposarti con Bama? Con probabilità di procreare nessuna, infatti. Quindi ci sono i matrimoni gay? Che figata! Ci sono! Bama Marino, se non sbaglio, è un uomo, sì. Ah, interessante come cosa. Molto molto interessante. Però vediamo di continuare così com'è, perché lasciamo la prima generazione così, abbiamo tre figli. Ci servono un sacco di persone, ma non esageriamo troppo. Sound the horns of passing. Anche perché dopo mezzo secolo ci ha lasciato Brion Sparrow. But now you've got an idea of what to expect from this campaign. Lots of horns. The partner will return to your retinue. You'll have to appoint a new regent and partner to continue the bloodline. E Your quindi heroes await your decision. adesso dobbiamo attendere un nuovo reggente. Nuovo reggente che molto probabilmente sarà Rislo a sto punto. Quindi vai a sostituire tuo padre qua. Possiamo mettere Jennifer? Mettere un reggente piccolo? Però lei è il sicario. Volevo vedere il sicario io. Skeleton Sparrow? Che nome è? Woodan Sparrow, Carl Sparrow. Ah, tra l'altro deve essere della stessa casata. Quindi c'è questa cosa della prosecuzione della casata. Allora, qua me lo dice in ordine di esperienza, e come vedete è praticamente l'ordine di età. Possiamo mettere anche un reggente microscopico. Però l'unico che può sedersi al trono in questo momento è Rislo. Però Rislo sta facendo un'ottima figura in combattimento. Quindi io lo terrei ancora in combattimento e ci metto Jennifer. E come partner c'è qualcuno. Posso tornare indietro adesso o devo dargli per forza un partner? Lucius Della Croix? Malato lento, no. Joseph Micot. 26 anni, tu ne hai 12, c'è un bel po' di differenza d'età, però tra poco comincerete a procreare. Magari non subito subito. Probabilità di procreare sconosciuta, appunto perché lei non è ancora in età fertile, a quanto pare. Con Bama Marino.
che ha 83 anni. Però c'è della fertilità, eh. Sara Ogres, probabilità di procreare nessuna. Quindi abbiamo il partner bisex. Bella sta cosa, mi piace com'è. Impossibilità. Sorrowbringer andrà in battaglia. Mi sa che andiamo con Lucius. Probabilità di procreare è sconosciuta per ora, ma per adesso andiamo bene così. Ok, abbiamo un nuovo reggente qua. Facciamo passare ancora un po' di tempo o andiamo al crogiolo e ci mettiamo Barbara come PE aggiunti agli apprendisti, 31 per anno solo? Però possibilità di aggiungere i seguenti tratti alla personalità degli apprendisti, scaltro. Se mettiamo lui, 102 per anno e ha la possibilità di prendere il tratto ribelle, 64 per anno, risoluto e indolente. Festaiolo, 31 per anno, forse sono anche un po' di più. Possibilità di aggiungere i seguenti tratti della personalità, scaltro. Vai. It's the only job I'd ever be interested in. Not much danger, sure, but you get to fight every day and inspire others, all to the cries of struggle and incapacitating injuries. Sounds relaxing, right? Sembra rilassante, sì. E appunto adesso abbiamo lei che ha questa caratteristica da passare agli altri. Comunque ci darà un bonus per tutta quanta la nostra stirpe. Continuiamo ancora un po'. Abbiamo 3 anni ancora a disposizione al prossimo evento. Abbiamo un'altra morte. Braccio di ferro. Ti risvegli con Sara Ogles che ti fissa il braccio con un sorriso che ti confonde e ti entusiasma allo stesso tempo. I vostri sguardi si incontrano e vi va di fare un po' di braccio di ferro. Gioca per vincere e mostra i tuoi eroi chi è il sovrano. Lascia vincere Sara, l'imbarazzo potrebbe ostacolare le prestazioni sul campo di battaglia. Fai scontrare Sara con Rislo, Sperro o Braccio di Ferro come punizione per averti svegliato. No, io sono uno che si mette diretto. Gioca per vincere, mostra i tuoi eroi di che passa il sovrano. L'incontro... Vittoria di Piero, l'incontro finisce dopo 3 secondi, ma non hai tantissima voglia di festeggiare perché hai rotto la mano di Sara. Quindi abbiamo disintegrato, abbiamo stravinto la battaglia, disintegrato la mano di Sara e Sara ha la mano rotta adesso. Mano rotta è un malus. Abbiamo rotto la mano di Sara. Forza destricamente ridotta per aver perso una gara di braccio di ferro. Ok. Abbiamo un malus, però... Abbiamo mantenuto la nostra dignità di sovrani immortali, che è appunto la nostra cosa. Ricerche completate, adesso abbiamo l'armatura carapace instabile. Quindi possiamo vedere le altre cose, oggetti, la pietra spugna, la fascia vitale, gli anelli del benessere venduti presumibilmente mantengono chi li porta in buona salute. Con adeguate ricerche potremo modificare per avere il momento livello massimo di un eroe, credo. Abbiamo bisogno di altri eroi? Costruisce una fortezza, armature. Come siamo come eroi? Come eroi non ne abbiamo granché. Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come apprendisti ne abbiamo 5. Questo sta per arrivare. Alice sta per arrivare. Mi sa che per mantenere ancora questo livello forse è meglio andare a fare un'altra ricerca di eroi, quindi reclutiamo nuovi eroi. Eroi di livello più alto man mano che carichiamo. Potremmo anche adottare un bambino e basta. Però, impiegando i poteri del calice, è possibile cercare un bambino orfano in sintonia all'interno della nazione. Il bambino dovrà essere adottato da reggenti. I costi di questa ricerca aumenteranno ad ogni tentativo. Anche i costi di questa. Sì, facciamo questa. E andiamo avanti. Abbiamo un'altra nascita, un'altra morte. Nata Anya. Here they come. We've gone ahead and sent word to evacuate. Now it's on you to make sure it's only temporary. Allora, un paratronco maschio di 33 anni di livello 2, oppure
un po' di esperienza, la metà in più dei punti di esperienza per ogni nemico ucciso. Questo ma non l'avete sentito. E direi che sceglieremo questa missione nel prossimo episodio. Perché tra l'altro ho visto quando faccio continua, mi dà la possibilità poi di scegliere di nuovo quale delle due fare. Se andiamo qua sopra è indifferente dal punto di vista della decadenza, diciamo, perché tanto avremo uno dei due andrà su di un livello. E qui abbiamo Rampollo che ha 55 anni, comincia ad essere un po' vecchiotto. Gli possiamo, sto pensando, se andiamo... Possiamo dare l'armatura diversa? Come facciamo a dargli l'armatura diversa? Possiamo tornare indietro da qua, indietro. Clicco qua. Come faccio a equipaggiare i miei eroi? Qui? Forse andando sotto eroi e cliccando su... Tanto abbiamo Catherine e Alice Sparrow che sono arrivati. Possiamo tirarle su di livello. Catherine è una cacciatrice, mentre lei è un sicario. Che differenza c'è? È sempre un cacciatore alla fine, però un pochino più interessante a quanto pare come cosa. È la figlia appunto di René e di Akhtar. È abbondante, probabilità di avere figli aumentata, tendenza a progenie, abbondante sarebbe prosperosa più o meno, ottimista, impudente e tranquillo. Non so che differenza ci sia ad ah, credo nelle abilità, esatto. Quindi si tratta sempre di un cacciatore dal punto di vista dell'arma che utilizza, ma ha le abilità diverse, quindi ha freccia respingente lei, cioè una speciale freccia di balestra smussata che fa cadere all'indietro il bersaglio. Poi ha il colpo bruciapelo, l'udito affinato che c'ha anche gli altri, e poi c'è tutta una serie di cose. Che però non credo arriverà, perché come vedete gli eroi si stanno cambiando e pian piano stiamo salendo tutti quanti insieme verso il livello 10. Però è comunque interessante vedere che ci sono altre cose e scoprire qualcosa di nuovo. Quindi adesso quanti eroi abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Più o meno dovrei tenerne una decina per averne 5 in missione e 5 di scorta. Per più o meno sistemare un po' questa cosa. Abbiamo Jennifer Sparrow, che ha la freccia respingente, quindi devo sbloccarla sta cosa. Abbiamo nuovi eroi tra 196 giorni, però abbiamo l'attacco prima. Ok, quindi abbiamo questa cosa qua. Ah, giusto, stavo vedendo per l'armatura. Se io vado sotto di lei, equipaggiamento, armatura dell'alchimista. Come faccio a cambiarla? Ah, ok, eccolo qua. Quindi dà un'armatura di due, armatura temporanea creata con il distruttore. Se colpita innesca un'esplosione che danneggia in qual misura amici e nemici. Amici e nemici. Ok. Ok, quindi direi che siamo pronti a partire. E continueremo nel prossimo episodio di Massive Chalice. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.